Rotonda vittoria dello Sciacca che al Gurrera ha travolto per 5-0 la modesta Empedoclina in uno dei tanti derby agrigentini previsti durante la stagione. I seccenzi hanno vinto e convinto senza mai soffrire nulla. Le reti sono state siglate nel primo tempo da Bongiovì e doppietta di Venezia e nel secondo tempo da Majorana e Sorrentino. Terza vittoria consecutiva dunque per i ragazzi di Mario Putaggio, che dopo un avvio di campionato piuttosto in sordina, adesso stanno carburando e si avvicinano a grandi passi verso le posizioni di vertice. La classifica al momento è piuttosto corta e i neroverdi contano di recitare un ruolo da protagonisti. Solo un pareggio per il Ribera 1954, che sul campo del Balestrate è stato bloccato sul 2-2. Per i Crispini le reti sono state segnate da Cimino e dal solito Giaretti. Tante recriminazioni arbitrali per gli ospiti, che sono stati costretti a giocare per lunghi tratti del match in 9 uomini, a causa delle espulsioni di Bilella e D'Amico. Anche il mister Salemi è stato allontanato per proteste durante il primo tempo. I Crispini sono stati costretti a rimontare per 2 volte i gol dei padroni di casa. Questi gli altri risultati di giornata in prima categoria, girone A. Altofonte Fulgatore 2-0, Carini Strasatti 2-0, Giuliana Cinisi 2-1, Libertas Marsala Nuova Sportiva 1-2, Real Unione Don Bosco Partinico 2-5, in vetta Nuova Sportiva al primo posto con 16 punti, poi Sciacca, Ribera e Fulgatore con 13. In promozione vittoria casalinga per l'Ares Menfi, che ha avuto ragione per 3-2 della Nuova Sancis. Stavolta i minuti finali hanno sorriso ai Belicini, che hanno strappato il successo solo al 91esimo. Reti dei Menfitani siglate da Terre sul rigore e da Russo, autore di una doppietta. Solo un pareggio invece per l'Atletico Ribera, bloccato sull'1-1 dal Camarat, match disputato senza tifosi. In vantaggio gli ospiti con ribaudo, nel finale giunge il pari dei Crispini con il solito Carovana. Partita equilibrata e risultato giusto per 2 squadre che si sono equivalse sul piano del gioco e sul piano delle occasioni da rete create. Questi i risultati di ieri nel girone A di promozione: Castellammare Canicattì 2-1, Libertas Campobello 4-1, Partinica Audace Raffadali 0-3, Ravanusa 5 Torri Trapani 2-1, Salemi Gattopardo 4-0, Serradifalco Casteltermini 2-1. In classifica prima il Canicattì con 19 punti, inseguono Libertas Raffadali, Ribera e Menfi con 16 punti.